Nella lezione numero 72, due ulteriori sevillanas. L'esercizio numero 105 che lasciamo a voi, il numero 106, Cadiz, lo ascolteremo adesso, eseguito da Paolo Canola, che come vedete utilizza il capotasto per riuscire a sentire le corde un po' più morbide. Difatti si suona un po' più avanti lo strumento e le corde permettono, per esempio, di fare i legati con più facilità. Insieme a Paolo Canola, Eva Duero con Le Nacchere.